Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video oppure benvenuti se è la prima volta che passate da queste parti. Io sono Uomo che sapeva troppo. Per gli amici uomo, non perdiamoci in chiacchiere. Sto andando all'anteprima di The Animal Kingdom, film franco-belga. Del regista Thomas Cayley, anche se in realtà è francese, quindi è Thomas Cayley, che in qualche modo è stato un po' pubblicizzato negli ultimi mesi. È un film del 2023, adesso arriva anche in Italia. È stato pubblicizzato negli ultimi mesi quasi come il film francese sui mutanti, sugli X-Men di casa Marvel. Perché, insomma, no? Cioè, vedendo dai trailer questa quella che sembra una malattia, ma che in realtà è un iniziare di mutazioni in persone random, che a un certo punto iniziano a trasformarsi in animali e ovviamente a venire viste di malocchio dal resto della società. Quindi, insomma, c'è questo ragazzo, il padre, insomma, non voglio dirvi troppo, anche perché il film. Insomma, quello che sappiamo lo sappiamo dai trailer, ma già i trailer per me hanno raccontato un po' troppo nei mesi passati. Anche le varie interviste, le varie recensioni che ho visto di chi magari l'aveva già visto in lingua originale, insomma, già si cominciava a sapere un po' troppo di questo film. Ma potrebbe rivelare delle sorprese da chi appunto l'ha visto in anteprima e qualcosa mi ha detto, ma senza spoiler. Vado a vederlo a Luci Cinema Bicocca, quindi al Bicocca Village di Milano. Milano, con me ci sarà Paolo Innocenti, anche Victor Laszlo, che tra l'altro terrà una piccola presentazione prima del film e un dibattito poi a fine film. Quindi vado lì, magari incontrerò anche qualcuno di voi, perché già se n'era parlato di questo piccolo evento che si tiene. Non vedo l'ora di vederlo, perché, ripeto, mi ha molto molto intrigato. Quindi non perdiamo tempo, andiamo a vedere questo film francese sui mutanti. Partiamo. Momento benzina. Parcheggiato, direzione Bicocca Village, dove mi beccherò con Paolo e dove troveremo Victor, immagino, che dovrà presentare il film, quindi proseguiamo e vediamo. Guardalo, guardate, un uomo, mille perché. Buonasera. Buonasera. Dov'è il bagno? Andiamo a cercarlo, è un Andiamo. momento molto interessante. Bello. Mi fai vedere anche me? Aspetta. Eh no, No, così non riesco. Ciao a è tutti, amici difficile. dell'uomo. Fai vedere me. Ah, il momento. Guardalo, guardalo. L'avete visto nella TV? Era lui, era lui. E vince lei, non vince lui, ma lui chi è? È Paolino, guardalo lì, guardalo lì. Però chissà, chissà com'è finita dopo la gara. Ma Ma quindi, mamma insegnami a ballare, perché vede siamo che qui? qualità. Quindi Siamo a Bicocca per vedere The Animal Kingdom, anteprima presentata da Victor Laszlo 88, che lui se lo è già visto in un'altra anteprima, ma lo doppietta, presenta, doppietta. resta in sala e dopo ci sarà anche il talk. Ma riusciremo dopo a farci dire qualcosa da Victor? Sì, poi lo andiamo a Riusciremo. rubare. Ma mentre Film, camminiamo, allora, vieni, camminiamo, tu cosa ti aspetti da questo film? Cayley, il regista, io Sì. non so cosa abbia fatto. Cioè, Ok. abbiamo guardato un pochino, non dico che sia un'opera prima, però siamo da quelle parti. Però comunque ha fatto il suo Sì, in Francia, ha un bel po' di avuto film un ho bel visto. successo, no, dico, ha avuto un bel successo da Animal Di là che si Kingdom. sa. Ah, certo, Sì, sì. si sale o si pepe? Si parla, si parla o si. Si sale o si pepe? Sembra un film simile X-Men, Sì, è da. una sorta di X-Men Sì, alla francese, francese, quindi un po' più esatto. Un po' più serioso, perché i francesi serioso. sono un po' più così. Gli effetti speciali non sembrano nemmeno male dal trailer. L'ha visto anche quel favone lungo di Travatar in Sì, è anteprima e vero. lo ha apprezzato. Quindi, beh, chi siamo noi per dire di no? Certo, l'ultima volta siamo stati a vedere. Cosa guarda lei, vecchio porco? L'ultima volta siamo stati a vedere Cruciani. Vero, Quindi, sì. stasera siamo ancora in quel mood un po' politicamente. Sì, tanto sul mio canale ancora non avete visto quel Lo vlog dovete perché lo sto tenendo mettere. in caldo. Anch'io lo sto tenendo No, in in caldo. realtà comunque
vibes da cinecomic, anche se non sarà un cinecomic. Secondo me, proprio come X-Men, però, parlando di questi mutanti, si potrà parlare della persona, si potrà parlare l'accettazione del diverso, ma anche un po' la crescita, l'adolescenza, il momento, la pubertà, l'adolescenza. Da quel che so, colonna sonora il pagante Rovazzi Maranza. Se non sbaglio è proprio quella, l'ha lanciata proprio per ma che dici, salutiamo il gentile andiamo in sala, poi capiamo. Io però voglio ringraziare tutti i follower del tuo canale, perché ogni volta dicono quanto io sia bello. Vero. Grazie, avete ragione. Pagati da lui palesemente. Io invece invito quelli di Paolo a venire da me a abbandonare il suo canale. Senza malizia. Ciao. Allora, attenzione, abbiamo avvistato un Victor. Avviciniamoci molto piano, potrebbe averci preso. Non ci ha visto. Sta intrattenendo un po' i suoi fan. Roteiamo leggermente intorno ed ecco Victor Laszlo. Accetta la tua vera natura. Perché non accetti la tua vera natura? Perché uomo? Non accetta con me, se no lo accetterei. La accetterei volentieri. Che film era? Luci del sole. Infatti no, siamo a Luci Cinema. Luce del sole. Questo era? Ti colgo impreparato. Sì, sono impreparato. Il ciclone. Ciclone. Ma vedi, Pieraccioni meno. Scagli, che è un regista francese, al suo secondo film, nonostante abbia comunque ormai 44 anni, non è molto prolifico, ma i film che ha fatto finora, questi due, sono molto interessanti. Questo è un film, diciamo, di formazione, con delle connotazioni un po' alla Cronenberg, ma per ragazzi. Che è una cosa strana detta così, ma capirete guardandolo. E è un film che parla del cambiamento, e il protagonista è un adolescente, però non c'è solo lui come personaggio principale, c'è anche il personaggio del padre, quindi parla anche del rapporto padre-figlio, parla di tutto quello che può cambiare nella vita, soprattutto quando si è giovani, e anche di come a volte sia molto difficile affrontare certe difficoltà che sono molto concrete. Noterete sicuramente che è un film con degli effetti visivi e speciali, perché alcuni sono in computer grafica, altri sono pratici, quindi tangibili, tra i migliori che si possano trovare in un film europeo, perché diciamo che nei film europei non è che ci siano mai questi grandi effettori incredibili. Qui invece è tutto basato su quello, perché il sense of wonder, il senso della meraviglia che dà questo film è appunto molto fondato su questo. E poi c'è la colonna sonora spettacolare di Andrea Laszlo De Simone, che è un'eccellenza italiana, che ha creato una colonna sonora per questo film che è strepitosa, magari non è quello che vi aspettate, ma in meglio, è di più. Posso garantirvi che arriverete alla fine arricchiti, perché è un film che si interroga anche su domande esistenziali senza però appesantire, perché alla fine, come vi ho detto, è una storia di formazione, per cui godetevi di Animal Kingdom e poi ne discutiamo se volete dopo. Buona visione. La discesa di Victor, purtroppo non è nudo, ma è comunque bellissimo. E ora la vedrete tutta, un uomo. Vlog. Allora, il film ci è piaciuto? Ci è piaciuto. The Animal Kingdom, eh? Victor purtroppo non gli è piaciuto talmente tanto che è andato fuori mentre il film era... Esatto. No, è vero, l'aveva già visto. Però quello che ha parlato alla fine il relatore era veramente bravo. Sì, assomigliava un po' ad Alessandro Borghese. Sì, tra l'altro. Pensa, Vic, ho visto ieri una puntata di Quattro Ristoranti e Alessandro non voleva farsi riconoscere, era Alessandro in Borghese. Bene. E praticamente... Ho già voglia di chiudere il vlog. No, comunque, riflessioni generali. Dove Paolo è veramente scemo comunque. Riflessioni generali sul film. Allora, molto bello. C'è un sottotesto fantastico sull'accettazione dell'altrui, sul razzismo, anche un po' sulla gestione delle emergenze, tipo le malattie in qualche modo. Sì, però secondo me è anche proprio la metafora del cambiamento, tipo cioè, siccome il protagonista è un adolescente che sta già subendo. È una roba un po' alla Spider-Man. Sì. Ma infatti, allora, chi si aspetta gli X-Men? Gli X-Men non ci sono. Allora, gli X-Men possono esserci, è quasi un po' di horror. Discriminazione. No, esatto, chiaro. Sì, no, ok. C'è quel tocco alla X-Men di Morrison. Però, per intenderci,
non sono superpoteri. No, esatto, è una roba esatto, brutta. E non ci sono combattimenti all'ultimo. No, quando io dico che è tipo un body horror, cioè è Cronenberg per ragazzi. Sì, è vero. Sì, è vero. Cioè, c'è la trasformazione del corpo senza però, anche se ci sono un paio di scene secondo me un po' crude, sì, ma non violente, però un paio di scene un po'... Senza entrare nel dettaglio, qualche pezzettino di carne, qualche unghia, esatto, volante, sì, ma cioè, poi, ci sono dei momenti. Sì, poi secondo me c'è anche questa cosa che ha degli effetti visivi che fanno e speciali che fanno molto paura. Molto. Però io l'ho trovato comunque gestibile, cioè se siete di quelli che Cronenberg vomitano in sala, ah no, ma non è Cronenberg, è gestibile. È per dire che comunque c'è l'elemento body horror pur non essendo un horror, si parla di il corpo si trasforma in maniera tangibile, crescono cose, ne cadono sono altre. Sono d'accordo, però, come dicevi anche tu, Vic, l'avrei accorciato un pochino, sì, se di qualche proprio 20 minuti, però ti dico che comunque non mi è pesato. Non pesa, cioè, però... se proprio perché siamo poi sempre che si parla di un film perfetto, non è un film perfetto. No, però se proprio dovessi trovare un difetto, si allunga un po' verso la parte centrale. C'è una parte centrale dove gira un po' su se stesso. Però secondo me è un girare su se stesso in cui però almeno ti approfondisce i personaggi. È vero. Quindi non è un girare su se stesso in cui non ti racconta nulla, ti racconta delle cose. Non lo posso dire qua, lo dirò nella parte spoiler. C'è solo un personaggio che avrei voluto più approfondito. Diciamo che fa più all'inizio, poi sparisce un po', però. Però sicuramente sono curioso di vedere dal 13 giugno, l'accoglienza del pubblico, perché ribadisco, dal trailer uno potrebbe pensare è un X-Men, come pensavamo pure noi. Però è meglio secondo me. No, sicuramente ha anche altre prerogative rispetto a X-Men. No, ma poi sai, tu ti aspetti una roba che hai già visto mille volte e te ne trovi uno che non hai mai visto, perché è una cosa... A me ha ricordato come concetto quel film che non era tanto bello, quello con Schwarzenegger e Abigail Breslin, che era Contagion. Che a me non aveva fatto impazzire, però l'idea del questa si sta trasformando ma ci mette settimane, quindi è un po' quella, il tempo di capire che le cose stanno cambiando. L'idea è simile, solo che qua è gestita bene ed è molto più interessante, però comunque l'idea è quella lì. Sì. Quindi siamo soddisfatti, meno male. Ottimo. E poi che bello vederlo con Victor che lo presenta. Pensate che adesso è vestito, ma era nudo in sala. Era nudo, c'era ancora una vecchietta che ho appoggiato le palle sulla schiena. Bellissimo. Quella è la parte più bella. Però non possiamo dire cosa ci ha fatto dopo. No, tra l'altro è incredibile perché grazie alla magia del video voi non sentite la puzza di fogna che c'è in questo momento. È vero. Sì. Non sono stato io, non è stato Paolo, credo. Io penso che se fosse stato uno chiunque di noi dovrebbe andare subito a pronto soccorso. Sta putrefando. Va bene. Chiudiamo con questa nota poetica. È tutto. No, io concluderei con: se la montagna viene a te e te non sei Maometto, levati di uno perché è una frana. Concludiamo in questo modo. Bellissima. Rieccomi qui, tornato dopo la serata milanese. L'avete appena visto Paolo, Victor, eccetera, eccetera. Ci siamo molto divertiti ovviamente a sparare stronzate in tre, ma soprattutto a vedere The Animal Kingdom, che Victor tanto aveva già visto, quindi praticamente si è rivisto, perlomeno è rivisto in parte, prima di andare appunto a mangiare Porello. Poi abbiamo dibattuto un po' in sala con chi era rimasto del pubblico e poi siamo usciti, insomma ci avete visti per farci questa chiacchiera mini fuori dal cinema. Molto bello, The Animal Kingdom è molto bello, un po' troppo lungo, sicuramente ha una parte centrale che un po' si arrocca, si ferma, gira un po' in tondo, no? Un po' non sa bene forse dove andare, poi riparte con un ultimo atto secondo me molto convincente. Diciamo che ha questi momenti dove il film sembra arrancare un attimo, dove la macchina si ingolfa e devi farla ripartire. Quindi sì, un quarto d'ora tutto l'avrei tagliato tranquillamente, lo dico quasi a ogni recensione, oramai lo sapete probabilmente se mi seguite, ma così è, alla fine eravamo tutti d'accordo su questa cosa, anche Victor, anche Paolo, però non sono state comunque due ore e poco più che si sono fatte sentire, anzi il film è anche bello scorrevole, effetti speciali molto molto validi per essere comunque una produzione molto piccola. Paul Kirschè, il protagonista, insomma il giovane, che come già si vede dai trailer, vi avevo già detto prima, insomma comincia a sviluppare questa trasformazione, bravissimo. Mi ero completamente perso, nonostante ci fosse anche nel cartellone che la ragazza del film, una delle ragazze del film, diciamo quella con il ruolo tra i ruoli più importanti,
era cioè Giulia era interpretata da Adele Exarchopoulos, che era la Adele di La vita di Adele, vista 11 anni fa oramai, 2013, quanto passa il tempo. E che lo dico, non l'avevo più visto. Poi io l'avevo trovata straordinaria già all'epoca. Adesso, con 10 anni di maturità sulle spalle, anche attoriale, anche qua fa un bel ruolo. Secondo me, fa un bel ruolo. Ecco, posso dire che il ruolo di lei, di Adele Exarchopoulos, Giulia, insomma, che è una poliziotta. Secondo me nella seconda parte veramente si perde nel nulla, cioè potevano sfruttarla per almeno un paio di cose, non sto a dirvi quali, ma un po' si perde. Peccato, lei è una delle cose che secondo me andavano aggiustate un pochino del film. Film che sì, non è in realtà appunto un film degli X-Men, poi come sembrava quasi venisse venduto, non aspettatevi un film action per nulla, c'è qualche momento concitato, ma siamo dalle parti, come diceva anche il buon Victor, veramente dell'horror, quelli no, body horror, quelli alla Cronenberg con le mutamenti di pelle, le carni che si staccano, ma senza di fatto la componente horror, anche se ci sono un paio di momenti che ti fanno un po' saltare sulla sedia. Come abbiamo detto prima, comunque non preoccupatevi se siete molto suscettibili, ci saranno un paio di scene che vi faranno dire che schifo, ma per pochi secondi, state tranquilli, non è un film che comunque punta tutto sul farvi schifare mentre siete in sala. È un film anzi molto riflessivo, che chiaramente questa gente che muta può essere vista come gente diversa e quindi vista in maniera diversa. Si parla di fatto di razzismo, di integrazione, di tolleranza, di accettazione di sé anche in qualche modo. Appunto, accetta la tua vera natura, dice, no? La tagline. C'è questo rapporto padre-figlio, padre interpretato da Romain Duris o Duris, con i francesi, insomma, sti accenti sono sempre un po' un casino. Molto, molto bravo. Loro due hanno veramente una grande intesa, che chiaramente è solo la punta dell'iceberg di poi quello che succede nel film, ma il film vuole raccontarci più questo, cioè il rapporto fra questo padre e questo figlio, con il figlio che sviluppa una mutazione, insomma, come lo prenderà il resto del mondo, non benissimo, è inutile che ve lo dica, non è spoiler, ma ci sono almeno un paio di passaggi sorprendenti, secondo me, almeno un paio di momenti in cui ho detto, ah, interessante, non mi aspettavo questo twistino, ed il finale mi è piaciuto molto, il finale mi è piaciuto molto. Tra l'altro, ve lo dico, non andate in sala aspettandovi risposte a qualsiasi domanda vi farete, è anche un film che ama circondarsi di mistero, che non vuole darvi per forza delle risposte, vuole dirvi, questo è un mondo dove vi sto buttando, cercate di capirlo e di capire cosa vi sto raccontando con questo mondo, e che poi è il nostro di fatto, non aspettate, cioè The Animal Kingdom non aspettatevi Narnia, cioè è il nostro mondo, ma c'è un senso anche nel titolo. E molto molto interessante, molto interessante, sì, chiaramente le vibes ogni tanto la X-Men ci sono, chiaramente anche Stan Lee, Jack Kirby e tutti quelli che poi hanno affrontato gli X-Men nei fumetti e al cinema, vedasi Bryan Singer e tutti quelli arrivati dopo di lui, chiaramente usavano le mutazioni per raccontare altro, no? Cioè il diverso, quello che sparava i raggi dagli occhi, chiaramente era solo una sorta di rappresentazione di quello che magari poteva essere una persona di una diversa etnia, di una diversa religione, che spesso diventano ancora oggi purtroppo un motivo per alzare dei muri fra le persone. C'è proprio una scena, fra l'altro, ambientata in un party, vi dico solo questo, in cui parlano e c'è una ragazza che parla di aver avuto un incontro con queste persone che diventano animali, e si scatena un piccolo diverbio con un'altra ragazza che proprio mi ha ricordato certi momenti brutti di attacchi razzisti, anche basati a volte sulla menzogna. Quindi veramente dialoghi super super calzanti. Belle le musiche, bella il comparto tecnico, come ho detto prima, per essere un film, una piccola produzione ci siamo assolutamente, gli effetti speciali sono validi, sono quasi tutti prostetici, quindi sono veramente trucco sugli attori, c'è anche un po' di CGI, ci sono anche dei momenti ovviamente di computer grafica sfruttati in momenti particolari, e l'avete visto già dal trailer, c'è uno ad esempio che diventa un uomo volante, un uomo uccello. Ci sono dei momenti di volo chiaramente in CGI e un po' si nota, ma sono stati tenuti veramente bassi, cioè come numero sono veramente pochi, proprio per non abusare della CGI e rendere tutto più credibile. C'è tanto buio, ci sono molte scene buie che servono chiaramente a coprire gli effetti e il trucco, ma il film assume proprio una connotazione molto intima, molto piccola, ed è il bello di questo film, è un film che
non vuole raccontarti in realtà un universo gigantesco, è un racconto veramente, veramente piccolo, cioè ambientato tutto in questa cittadina, con questo bosco, cioè non aspettatevi appunto, no, un Colossal, perché non vuole esserlo, ma con il poco che hai, il poco che ti racconta, riesci a fare un discorso veramente universale. Quindi, ripeto, tranne magari il personaggio di Giulia, forse che avrei utilizzato meglio, tranne magari alcuni momenti che avrei tagliato e una parte centrale che un pochino, secondo me, fa arenare il film, poteva essere un po' più scattante, però ci siamo, un film assolutamente promosso, e il 13 giugno, quando arriverà nelle sale, io ve lo consiglio. È un film particolare, un film diverso, un film che, se siete appassionati comunque Marvel, veramente di cose fantastiche, trova compimento, trova il suo senso, quindi sarete comunque soddisfatti alla visione. Io a volte ho detto, poteva essere effettivamente un racconto degli X-Men scritto da Morrison, sapete, uno di quegli albi speciali, no, di un mutante mai visto prima che cresce in un paesino, una roba molto, no, staccata dalle avventure degli X-Men, cosa che in qualche modo è anche la nuova serie di Ultimate X-Men, fra l'altro, di cui ho parlato sul canale, quindi andate assolutamente anche a recuperarvi il video sul nuovo Ultimate X-Men, perché qualcosa da spartire secondo me ce l'ha anche con The Animal Kingdom. Non sto nemmeno a fare niente momenti spoiler, perché non ci sono cose troppo particolari, anzi quando avrete visto il film vi prego ritornate qua e parliamone anche con spoiler, magari nei commenti, perché voglio magari sapere la vostra, se c'è qualcosa che non vi torna, anche se ribadisco non è il tipo di film a cui attaccarsi per capire certi passaggi. Non ti chiede questo il film, e non pretende neanche di darti tutte le spiegazioni che magari vorresti. È un film veramente su il prendere coscienza di se stesse, proprio su un film di crescita personale del protagonista, ma anche di chi gli sta intorno in qualche modo. Bello, no, mi è piaciuto. Sono contento di averlo visto in anteprima, e voglio sapere la vostra, voglio sapere cosa ne pensate quando sarà uscito, perché voglio che un po' ne discutiamo, che è un film di cui voglio parlare anche magari in futuro, ma lo faremo anche in live, vi aspetto su Twitch per farci un po' di chiacchiere nelle mie live serali, dove parliamo di cinema, fumetti, insomma videogame, un po' di tutto. Quindi iscrivetevi anche su Twitch se ancora non mi seguite lì, tanto è gratis, è facile, è veloce, fatelo, anche perché io leggo tutti i vostri commenti quando siete in chat, cerco di non perdermene neanche uno, quindi è bello poi farci queste belle chiacchierate, e Animal Kingdom sarà sicuramente protagonista di alcune di queste. Veramente felice di averlo visto, era una di quelle cose che già mi ispirava dai trailer, ma non... sono contento di non essermelo perso e di averlo visto anche in anteprima comunque, quindi figata, grazie infatti a UCB Coca che ogni tanto fa queste cose super interessanti. Basta, ripeto, fatevi sentire nei commenti quando lo avrete visto, se vedete questo video prima di aver visto il film, anche magari ditemi un po' le vostre aspettative, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!